quando io parlo con lui, io sono più in camera, è un trucco. E dietro c'è anche l'isola che c'è, capito? Questa è una lezione di operatore audio-video. Io faccio telecamera. È un uomo in alta definizione. Io vivo di telecamera, quindi. Ma l'HD che cosa ti rappresenta? HD, high definition. HD c'era anche l'high fidelity, l'HF, però ormai siamo abituati non più all'alta fedeltà, non più alla qualità. Purtroppo siamo abituati alla scarsa qualità. Con i telefonini, ascoltiamo i video su YouTube, che l'audio fa schifo, l'immagine fa schifo ormai. Quindi è importante rivalutare la qualità. Senti, ma l'uomo perché non è più in alta definizione? Anche dal punto di vista culturale. Cioè, viviamo in un Parlamento nazionale, regionale, locale, interlocale, insomma, a bassissima qualità. Low quality in eccedenza, tant'è che ci siamo standardizzati a questo modo di vivere, abbiamo perso i valori importanti e quindi abbiamo perso l'alta definizione come concetto culturale dell'uomo. Perché? Ma io penso nell'antichità. Nell'antichità i politici, Catone, che ne so, questi erano culturalmente molto elevati. Oggi succede questo, che la classe politica, ma non sto parlando di quella palermitana, siciliana, in generale, è profondamente ignorante, sono dei buzzurri, noi abbiamo dei razzi, cioè ti rendi conto? Cioè abbiamo della gente, bossi, abbiamo della gente che veramente... Il problema è che hanno deculturalizzato l'Italia, quindi la gente dice io sono stupido, lui è stupido, se è in TV, se è un politico, io potrei essere lui, lui è il mio idolo. Le persone intelligenti sono state hanno sostituito gli idoli, io mi occupo soprattutto di musica, gli artisti musicali sono stati o fatto fuori, uccisi, vedi John Lennon o Jimi Hendrix dalla CIA, da queste robe, oppure gli hanno... ha tolto importanza rendendo la musica gratis. Perché? Perché hanno voluto abbassare il livello culturale degli idoli, quindi noi siamo passati da idoli con delle menti eccelse, da Bob Geldof che ha fatto il Live Aid, da Bono, Jimi Hendrix eccetera, a altri idoli. Paris Hilton, che è diventata famosa per aver aperto le gambe mentre scendeva da una macchina e aver scoperto che non aveva le mutandine. O abbiamo Belen, abbiamo avuto Corona come idoli, abbiamo Balotelli che sarà anche bravo con le gambe ma non tanto col cervello. Hanno abbassato il livello culturale generale di tutti, quindi il problema è il livello generale abbassato. Poi chiaramente c'è chi prova di fare cultura, qui a Palermo ad esempio Sara Di Falco con l'isola che c'è, io che sto dando una mano, io con RoxyBar.tv, però molte volte mi sento anacronistico, cioè fuori da un sistema. Lo avete visto quando un grande di cultura come Battiato è stato convinto a Palermo da Crocetta a entrare in giunta, alla fine cioè, le due cose sono idrorepellenti, cioè la cultura e la politica sono diventati idrorepellenti. Il problema non è dei politici, il problema è di chi li vota i politici, il problema è di chi si tiene certi politici e non voglio entrare nella realtà siciliana, il problema è di chi a Roma tiene ancora uno come Marino, o a Milano uno come Pisapia, o a Napoli uno come De Magistris. Cioè il problema è questi che sono spacciati per rivoluzionari, per gente che... E alla fine scopri che le soluzioni del mondo sono fare una pista ciclabile, perché io vado in bicicletta e fai il figo, o occuparsi dei matrimoni gay. Ma ragazzi, ma i gay si sposino, non deve essere un problema, fate le piste ciclabili, ma i problemi sono ben altri. Cioè queste sono cose marginali, specchi per allodole. Quindi volendo dare un messaggio a chi ci sta guardando in questo momento, dobbiamo perdere ogni speranza, dobbiamo pensare positivo oppure cosa? Io non do messaggi, io sono uno che agisco. Il messaggio è la mia azione, quello che io faccio. Una volta Giovanotti mi disse, tutti mi chiedono di dare un messaggio contro la droga, ma io ho detto che io non scherzo, non dovete drogarmi. Guarda, io sono l'esempio, non mi drogo, quindi la cosa migliore non è dire fai quello, perché solitamente chi dice fai, io faccio questo, solitamente dice fai è uno che non fa. Lui è uno che fa, ma non si fa. Io sono uno che fa e facciamo anche l'isola che c'è, dal 15 al 18 ottobre. A Palermo. Qui a Palermo. E sono invitati anche i politici. Sto venendo troppe volte a Palermo. Perché ti piace la nostra? Sì, mi sono anche occupato di due realtà di Palermo importanti, una era in 262 a casa e l'altra era Io sono Almaviva, che erano dei call center che erano stati. Ciao. Nel frattempo la gente si infila mentre noi facciamo interviste. Questo fa parte del CDA del. Perché in HD, esatto. Perché siamo in HD, giustamente.
è così il palermitano, capito? Vive cioè, la vita. Il palermitano c'ha i baffetti, vedi. Ancora poi, come un tempo. Vedi. Ti manca la coppolina, però. No, ce l'ho io. Il mio programma era i Vespera con la coppola e te l'ho intervistata. Vedi. Ma è una coppola bianca, pulita, profumata e seria, soprattutto, perché un po' come te facciamo più che parlare. Esatto. Allora, ciao dall'isola che c'è, ciao da Palermo, ciao da Redroni, ciao da Roxybar.tv, ciao da HD, ciao da tutti.